Allora, la norma mi è sembrata di capire che chieda sempre un comando remoto. Non è sufficiente l'ampolla e bombola montata a borda del singolo NFC? No, non è mai stato sufficiente. La norma, anche nelle altre versioni, non dà la singola apertura montata sull'evacuatore come possibilità, per cui se il progetto era secondo la UNI 94-94 e mancano questi elementi, o è stato richiesto in modo specifico dal progettista, o altrimenti l'obbligatorietà è richiesta, per cui ci vuole, per i motivi che ho spiegato prima. Se tutti gli evacuatori non si aprono, lo strato libero da fumi, che nell'esempio che abbiamo visto era di 7 metri e mezzo, non può essere verificato, realizzato. Senza ingressi dell'aria, il sistema non funziona? Ecco, no, io credo che, presumo, interpretare la domanda molto in mente è scritto, voleva dire, ne vedo pochi, ma siamo, ecco, può essere, tanto è vero che anche se usiamo porte e portoni, quelli vanno individuati e indicati con delle targhe in loco e nei progetti grafici considerati indicati, in modo tale che le squadre di emergenza che devono avere a questo punto all'interno delle loro procedure quelle di andare a aprire quei portoni e non altri, deve essere indicato anche in progetto. Fondamentale, altrimenti gli evacuatori, che siano naturali o che siano forzati, non riescono ad avere il tiraggio certificato dal laboratorio. Quindi se mettiamo un evacuatore che ha una superficie utile di 2 metri quadri, i 2 metri quadri di superficie utile non si potrà realizzare se non con degli ingressi dell'aria progettati secondo come norma. Se sono azionati automaticamente, entrare in funzione in quel modo, altrimenti, come dicevo, le squadre di intervento devono attivarle. Come si dichiara quindi la conformità del sistema di evacuazione fumo? Il DKIMP deve essere sempre compilato da un solo installatore? Sì, capito bene, il DKIMP deve essere tutto completo, quindi vuol dire che ora, il DKIMP è il modello che dice fuoco andato per avere una certezza che il sistema si fosse installato a regolamento. Quindi compilarne una parte è compilare in modo fallace il documento ed è anche a rischio di denuncia una cosa del genere. Avevo assistito a un incontro a Roma con un magistrato il quale diceva dichiarare falso utilizzare quel documento omettendo, cancellando delle parti. Perché il documento è molto chiaro, è per definire o certificare, scusate, è ancora meglio, dichiarare che il sistema installato o tale è a norma, secondo quanto dichiarato dal progetto e secondo la regola dell'arte. Se non è richiesto a quell'installatore di aver fatto tutto, ma di essersene presa la responsabilità, perché è un sistema chiuso, finito, che parte dagli ingressi dell'aria e arriva agli evacuatori in cima. Il manuale di uso e manutenzione dei singoli componenti non sono quindi più necessari? Allora, il manuale deve essere del sistema. Questo vuol dire che non bisogna prendere i documenti, i manuali di ogni singolo prodotto, metterli in una cartelletta, eccolo il sistema. Va fatto un manuale apposta, perché nel momento in cui il progettista ha individuato uno scenario dice, gli evacuatori partono prima degli sprinkler, dopo gli sprinkler si aprono gli ingressi nell'aria, no? Interviene la squadra che li apre lei. I portoni, ne apro poi quattro.
tutta questa parte, che fa parte del sistema, deve essere in qualche modo mantenuta in efficienza. Inefficienza vuol dire che il manutentore deve avere la capacità di arrivare e sapere che se schiaccia un pulsante cosa succede all'interno di quell'edificio. Quindi se il singolo evacuatore va controllato in un certo modo, lo dice il produttore, va bene, lo dice anche la norma su altri aspetti, ma essendo messo all'interno di un sistema può essere che alcune cose siano da aggiungere o da togliere rispetto al manuale del singolo prodotto. Questo chi lo deve dare? Chi ne è responsabile del sistema? Per cui può essere quello che fa il bikini, può essere, come dire, l'azienda che dà il sistema completo. Un manuale del sistema, dei singoli prodotti, è un qualcosa di slegato. Ne leggerei ancora un paio, ingegnere, poi chiudiamo. Può spiegare meglio il collaudo finale come deve essere fatto? Allora, per sapere come, prima di tutto va richiesto, per cui consiglio nei capitolati di non fermarvi alla descrizione dei prodotti, neanche alla richiesta del DICIM che va dichiarata, perché altrimenti poi si litiga chi lo doveva dare, ma va chiesto anche il primo funzionamento e tutela tutti. Primo funzionamento viene fatto secondo la UNI 94, 94 e 43. Faremo, se si crede interessante, magari un webinar dedicato alla UNI 94, 94 e 43, in cui daremo tutti i dettagli. Ma già la slide che vi ho mostrato prima vi fa capire la semplicità di quello che viene richiesto. L'operatore che fa il primo funzionamento deve saper entrare nei dettagli e nelle specifiche che la norma chiede. Per chi lo riceve, avere un documento riassuntivo come quello che vi ho mostrato, ma sì che subito appare se tutti gli elementi che sono stati progettati e installati sono stati anche collaudati o meno. Quindi riferimento alla UNI 94, 94, parte 3. Ultima domanda, poi come detto risponderemo alle altre via mail nei prossimi giorni, dateci il tempo di organizzarci. Come sapete, per noi questo è un secondo lavoro, quindi non siamo sempre diciamo immediati nelle risposte, ma arriviamo. E intanto leggo l'ultima domanda, e comunque potete scriverci sempre sulla mail. Con il nuovo decreto controlli, cosa cambia riguardo ai sistemi di evacuazione fumo e calore? Cadenze e modalità di intervento? Allora, col decreto controlli il decreto controlli serve per la formazione dei manutentori. Riguardo le tempistiche, le periodicità, si rimanda alla regola dell'arte, per cui alla UNI 94 parte 3, che dice semestralmente, almeno semestralmente. Per quanto riguarda invece la qualità della manutenzione, io spero questa cresca. Il controllo non si può più fare, mai si è potuto, ma come dire, non credo che sia più neanche accettabile si faccia solo sull'evacuatore di fumo, ma deve essere fatto dell'intero sistema. Vuol dire che il manutentore dovrà capire qualcosa in più del sistema di evacuazione, sapere quali sono i componenti, avere i dati da parte nostra progettualmente di quello che doveva essere, quello che si deve trovare, quindi la documentazione ci dovrà essere e dovrà capire un po' di pneumatica, di elettricità, in base al tipo di sistema che si va a controllare, ma la manutenzione deve essere fatta di tutti i componenti. In un corso, così tante ore come il Ministero chiede,
nel decreto controlli riguardante il controllo del fumo e il calore, io spero che il monitor da lì esca con delle informazioni un po' più chiare e precise su quello che dovrà fare. Per cui dire, avremo degli impianti, spero, controllati meglio e più sicuri. Questa è la vera differenza. Ripeto, sulle tempistiche di intervento, quindi sulle periodicità, non cambia nulla. Bene, abbiamo risposto anche sul decreto controlli, per oggi chiuderei qua, ringrazio l'ingegner Marzola per l'esposizione. Grazie a voi. E tutti quanti per l'attenzione, rimanete sempre attenti ai nostri canali di comunicazione per scoprire quando sarà il nostro prossimo webinar. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata a tutti.